capture your heart and bring you home. Per questo trucco andiamo a coprire tutte le eventuali discromie e quindi a rendere omogeneo e uniforme il nostro viso, coprendo il tutto con dei fondotinta e dei correttori in crema. E poi andiamo a opacizzare il tutto con della cipria trasparente. Applico le lentine colorate e poi vado a fare con un ombretto viola matte una sorta di smokey eye, quindi su tutta la nostra palpebra mobile e salendo poco sopra la nostra palpebra fissa. Con un ombretto panna vado ad illuminare il mio angolo interno dell'occhio, mentre con dell'ombretto nero matte vado ad scurire e a dare profondità al mio angolo esterno dell'occhio, portando l'ombretto nella piega palpebrale e andandolo poi a sfumare con le dita, intensificando il tutto con una matita nera che andrò ad applicare sulla rima infracigliare superiore e sulla rima infracigliare inferiore, andando poi a sfumare sempre il tutto con un pennello o con le dita. Con questo tipo di lentine purtroppo non si vede molto bene, quindi voi se volete usare le stesse cercate di realizzare un trucco occhi molto semplice in modo che vi venga sicuramente bene e ben sfumato. Con una matita da sopracciglia vado a cambiare la loro forma dandogli un tratto piangente o malinconico. Con una matita da labbra invece, color rosso scuro o anche prugna, scegliete quella che volete, vado a delineare i contorni delle mie labbra, che andrò poi successivamente a sfumare con i polpastrelli, ad intensificare il contorno con del rossetto dello stesso colore e dopodiché a dargli un punto luce al centro delle mie labbra con un ombretto lilla, rosa o panna, quello che preferite. Adesso coloro leggermente le guance con del blush rosato, applico le lacrime finte con della colla per ciglia finte e dopodiché per finire applico un po' di lucido al centro delle mie labbra e il trucco è finito, ragazze. Spero vi piaccia, ci vediamo al prossimo video. Capture your heart and bring you